ragazze penseranno ai piatti e Valentina e Ivo alla raccolta di fondi. E noi che facciamo? Controlliamo, ve l'ho già detto. Allora, come ci dividiamo i gruppi? Bene, se siamo tutti d'accordo, perché non vi prendete cura dei più piccoli e noi due dei più grandi? Va bene, sì. Salve ragazzi, va tutto bene? Molto lavoro. Non avreste per caso un momentino per noi quattro? Sì, vorremmo sapere come si fa a servire ai tavoli. Certo, perché vogliamo aprire una mensa per bambini e far carriera nella ristorazione. Sì, sappiamo che non diventeremo impresari da un giorno all'altro, no? Però l'avventura è iniziata. Vorremmo che ci insegnaste a servire ai tavoli e chissà, forse un domani, se ci chiederete lavoro, ricambieremo il favore. Certo, e così vi preghiamo di darci una mano. Sarebbe molto gradita. Si chiama lavoro di squadra. Ti aiutiamo. Sì. Attento. No. Bene così. Allora, wow, come va? Sono bravo. Ci siamo. Eccoci. E dai, era uno. Sempre il solito. E alla fine... Sei sempre mio amico? Pronti? Ci siamo tutti? Sì. Sentite una cosa, dobbiamo ammettere che in fondo nell'altra dimensione hanno buone idee. Sì, quando le cose sono serie, organizzate, è un'altra cosa. Di più non si può chiedere. Sì, è tutto molto bello, ma guarda che ci hanno dato. Ehi, tocca a noi fare tavoli e sedie, quindi mettiamoci all'opera, dai. Che scemo, no? Non mi immaginavo falegname. Beh, però, se scopriamo che ci piace, mettiamo su una falegnameria. Raul, non sognare, dai. Per favore, aiutatemi con questi. Forza, sono ragazzi. Sono pronto, dai. Ma come si fa? Da dove cominciamo? Da. Ok, là! A te! Così, sei sicuro? Così? Oh. Ecco, è perfetto, guarda! Attenti! Ecco! Okay. Ecco fatto, 1, 2, 3. No! Piano! Sta attento! Ce l'abbiamo fatta! Perfetto! Molto bene, ragazzi! Ehi, hey, ragazzi, avete visto? Ottimo lavoro! Accidenti! Dottore, come sta mia figlia? Ci sono novità. Che cosa? È stabile. Vi chiedo di avere pazienza. Sì. Stiamo effettuando una serie di ricerche per capire il persistere dell'alta temperatura. Sì, ma la febbre non può essere causata dal problema cardiaco che no, ha Miranda. No, questo ancora non lo sappiamo. Dato che la febbre le è salita di colpo, forse c'è un altro tipo di problema. Sì, per il momento non posso dirvi di più. Stiamo facendo tutto il possibile. E noi che cosa possiamo fare, dottore? Aspettiamo che cali la febbre per vedere come si evolverà la situazione nelle prossime ore. Vi chiedo di avere pazienza. Pazienza. Come sta? Sono arrabbiata, Rita, sono davvero arrabbiata. Ah, oh, ci mancava che avesse da lamentarsi, mia cara. Vivere in uno scantinato è come vivere in castigo, senza un amico, né un vestito, senza niente. Che bel pensiero, senza un amico, né un vestito. Ah, ma che filosofa che abbiamo, che filosofa. Io mi domando perché non si dedica a questo. Alla peggio lei può filosofare. Rita, io non posso più andare avanti così, non ce la faccio. Abbassi il tono, tranquillina. Ringrazi solo che Eusebio non le ha lasciato le sembianze di gatta per sempre. Anche se adesso, ripensandoci, sarebbe stato molto meglio. Certo che sarebbe stato meglio, da gatta potevo scappare. Rita, mi deve aiutare, non posso stare alla mia età qua carcerata facendo da schiava a un vecchio pazzo frastornato, non posso. Ma che sento? La prego di fare molta attenzione alle cose che dice sul maestro. Che? È la persona più straordinaria e geniale che abbia mai incontrato in tutta la mia vita. Eusebio è un uomo con tutte le rotelle al posto giusto. Ah, Eusebio. Sì, però che telepatia. Giusto appunto parlavamo di lei. Ho pronto il piano per distruggere Felipe. Oh, ma che bello, signor maestro. Che cosa vogliamo fare? Trasformarlo in un calabrone? No, Rita, no.
mandarlo nell'altra dimensione e chiuderlo in un gabbione? No, dobbiamo essere più sottili, Rita. Accerchiarlo, abbignolarlo. Ah, che interessante. E come ci riusciremo? Lo faremo salire sulla carrozza della felicità. Gli faremo credere che vivrà felice con la donna che ama. Ah. Luna è identica a Eugenia. Il più grande amore di Felipe nel passato. Dobbiamo fare in modo che Alessio stia lontano da lei per liberare la strada a Felipe. Sorprendente, davvero sorprendente. Che dice? Che dice? Stia zitta e continui a mangiare. Mangi che le fa bene. Dovrebbe innamorarsi di un'altra donna. Di questo mi occupo io. È lo stesso, può essere Renata o Lucilla. Sono identiche e Alessio non se ne accorgerà. L'importante è che Luna si ritrovi da sola e correrà tra le braccia di Felipe. Però quest'amore non sarà eterno. Un giorno finalmente si ritroverà solo e moralmente distrutto. E così, Zacchet, arrivo io e mi approprio come un falchetto del tesoro. Mi dice che succede, per favore, mi dice che succede. Sì, però la smetta di trangugiare che ho paura che le vada di traverso. Non va la cosa del calabrone, non va quella del gabbione, però le sottopongo notizione. Racconti. Per me Benvenuti si scrive con la B maiuscola e poi ci va la V minuscola. Tu dici? Sì, sono sicura. E anche Beneficenza con la B minuscola. No, questa non te la passo. Beneficenza va con la B minuscola, è ovvio. Olivia, tu che dici? Con la B minuscola o maiuscola? Con la maiuscola. Visto che ti dicevo? Cavalieri con la V minuscola, no? Sì. No? Ah, Candy, per favore, sei una bestia in grammatica. Cavaliere viene da cavallo. Ci va la V maiuscola, scema. Scema, ci sarai. Ma chi ci prende? Aia! Candy, smettila, basta! Allora è vero che sei una scema. Adesso ti sistemo io, ecco. Te la faccio vedere io. Ehi, davvero, che fate? Basta, è colpa sua. Guardate che pasticcio. Calmati. Che c'è? Perché gridi così? Lei mi ha detto bestia e pure scema. Davvero le hai detto questo? Sì, perché quella bestia voleva scrivere cavaliere con la V minuscola. E per questo mi dici scema? Non si dice né bestia né scema e tu non dovevi sporcarla con la pittura. Lara, chiedi subito scusa a Candy. Scusami. Candy, avanti, chiedi scusa a Clara. Scusami. Molto bene, adesso in tutta pace e tranquillità vi andate a ripulire che siete un disastro. Quanto ma ti odio. Senza sfilare, con calma. Oh, santo cielo. Sono proprio incorreggibili. Mi date qualcosa per pulirmi? Mi sono sporcata. Quello che vorremmo sapere è se possiamo contare sul suo aiuto o no. Ragazze, continuo a non capire di che cosa avete bisogno. Ecco, ci servono posate, piatti, stoviglie. Ma lascia parlare me. Scusi, ma non sa esprimersi molto bene. Le spiego, quella che stiamo cercando di fare è una messa per ragazzi bisognosi e quindi vorremmo contare sul suo aiuto. È esattamente quello che stavo per dirle. Ma se non mi lasci parlare. Però lascia spiegare a me. Mi scusi, signora, continuo a spiegarle. Noi stiamo organizzando una messa per ragazzi bisognosi e per cominciare avremo bisogno del suo aiuto. Esattamente. Cerchiamo l'aiuto dei commercianti del quartiere per delle donazioni di piatti, per esempio. Esatto. Ah, quindi avete bisogno che il negozio vi regali dei piatti. In realtà, certo. Qualsiasi oggetto voglia darci per noi è perfetto. Se poi fosse bianco sarebbe meglio. Quello che possiamo darvi sono solo gli articoli e gli oggetti spaiati che stiamo liquidando. Però no. No, insomma, non possiamo abbinare cose di diverso colore con quelle che già abbiamo. No. Ragazze, mi dispiace, ma questo è tutto quello che possiamo darvi. Non fatemi perdere altro tempo perché qui stiamo lavorando. Mi dispiace. Ah, finalmente, finalmente, non ci posso credere! Va bene, aspetti, buona, si fermi, carina. Non canti vittoria prima del tempo. La prima cosa a cui dobbiamo pensare è come togliere di mezzo sua sorella. E stavolta deve avvenire in maniera definitiva, sì, capito? Sì, mia sorella?
Sì, sua sorella, cara, sua sorella. O non si rende conto che... Ricercata dalla polizia! Abbiamo bisogno che lei nuovamente si faccia passare per l'altra lei. Sì. Sì, capito? Sì, sì, ho capito, ha ragione. Però non so come fare con mia sorella. Beh, lo immaginavo. Ma io so come. Aspetti, mi faccia pensare, che adesso mi viene una bella idea. Eh sì, sì, ce l'ho! Sì! Mi è venuta, mi è venuta! No, parlerò con il signor maestro e lui ci aiuterà a togliere di mezzo sua sorella gemella per sempre. E ripeto, per sempre. Ma come? Che cosa ha pensato? Ah, no? Top secret? Su. Ma l'unica cosa che posso dirle è che sarà grandioso! Sì! Voi non avete accettato né i piatti né i bicchieri che quella donna voleva darvi solo perché erano spaiati. Ma è ovvio, che pretendevi che accettassimo piatti e bicchieri di colori diversi che non si combinano tra loro? Sei impazzito! Dai ragazze, si tratta di fare una mensa per ragazzi. Tutto quello che donano ci serve. Beh, aspetta, non per questo dobbiamo accettare qualunque cosa, no? Certo ragazzi, quella che vogliamo fare deve essere una bella mensa, capite? Che grande spreco. Con queste pretese per me non si va da nessuna parte. Beh, io il problema non lo vedo. Si affronta la questione con calma e tranquillità e la risolviamo. Certo, che ci vuole? Chiediamo ai nostri papà che sono milionari, approfittiamone. Bene, allora andiamo. Andiamo. Ciao, no, ciao. No, ma non era questa l'idea. Ciao. Queste ragazze sono un disastro. Sì, sono un disastro. Per la verità non so che fare. Allora, ci sono novità riguardo gli sponsor per la commedia musicale, Valentina? No, per la verità no. Ah, senti. Ma non importa. Ivo, dai, parliamo, per favore, non fare così. Non devo parlare di niente con te, lo abbiamo già fatto, non stiamo più insieme. Se vuoi parlare, parliamo, però di lavoro, altrimenti cambio gruppo. Sembra uno scherzo che tocchi proprio a noi organizzare qualcosa quando non sappiamo farlo nella nostra vita. No, parla per te, perché io sono perfettamente in grado di organizzare la mia vita. Ora, se non sai che cosa pensare o dire, è un tuo problema. Bene, torniamo alle cose importanti. Bisogna trovare almeno 3 sponsor per la commedia musicale. Ciao. È un disastro. Nessuno che faccia una cosa bene. No, no, così è davvero impossibile. Non dobbiamo aspettarci molto. Il mondo è cambiato, niente è più come una volta. Vi do la mia modesta opinione. Secondo me sarebbe meglio se ce ne occupassimo noi. Che? E facciamo tutto noi? Sì, meglio stare tranquilli invece che delegare chi non è capace di fare un bel niente. No, Luz, questo è un progetto di gruppo. Sì, fare tutto noi non avrebbe senso. Si può sapere di che cosa state parlando? Sì, certo che si può sapere. I tuoi compagnucci non sono capaci di mettersi d'accordo. E così niente viene fatto come si dovrebbe fare. Sì, nulla di quello che Felipe ci ha chiesto. Va bene, se volete possiamo parlargli. Sì, sono amici nostri, ci ascolteranno. Sì? Sì. Ok. Sì. Tieni, amore. Grazie. Buongiorno. Salve. Diego mi ha appena detto tutto e... beh, mi dispiace molto. Io vorrei poter fare qualcosa per aiutare. Se dovessimo aver bisogno di qualcosa, glielo diremo. Grazie. Darei la vita perché Miranda guarisca. Perché si risvegli, per poterla abbracciare. Amore, non fare così. Come faccio a non fare così se è tutta colpa mia, Alessio? Non dirlo nemmeno, non è vero. Ciao. Buongiorno, Victoria. Alessio. Non è colpa tua. Alessio, sì.